Ciao a tutti e benvenuti in una nuova intervista dell'ufficio stampa dell'ICUG di Cassini di Sanremo. Oggi siamo qui con il nostro direttore di fiducia, Tommy Boom. Ciao, ma non chiamatemi direttore qua, che sono emozionato perché ho paura di voi, di quello che mi direte. Sì, fai bene. No, scherzo. Oggi Tommy ci parlerà di un'esperienza molto particolare a cui ha partecipato, la quinta edizione del progetto Mousetrap. Tommy, raccontaci un po' qualcosina, com'è stata questa esperienza? Tu non è neanche il primo anno che partecipi, vero? No, è il primo anno che riesco ad avere un risultato decente. Tutti gli altri anni è stato fallimentare, di solito mia macchinina si è sempre schiantata, caduta dai banchi rompendosi, oppure non è semplicemente arrivata al traguardo. Il progetto è generalmente che non è semplicemente Mousetrap, ma è Mousetrap Grand Prix, scusate la mia pronuncia francese. Praticamente si tratta di costruire macchinine che funzionano con trappole per topi. L'obiettivo è quello di utilizzare la forza impressa da una trappola per topi che azionandosi deve far muovere in qualunque modo possibile e immaginabile la macchinina. Di solito il più comune, gli altri sono spesso fallimentari, è quello di legare un filo all'estremità della trappola che scatta e muovendosi questo filo si srotola facendo girare le ruote locomotrici. Figo. Ora, hai già detto di aver partecipato a questo concorso negli anni precedenti e anche con risultati un po' fallimentari. Ora, ci chiedevamo, qual è stata l'esperienza, le riflessioni sui risultati precedentemente raggiunti che ti hanno permesso di migliorarti, arrivando a fare poi quelle modifiche che ti hanno permesso poi di trionfare nell'edizione attuale? Allora, innanzitutto devo ringraziare il mio compagno di squadra, Mattia Sabatini, di quest'anno, che... No, devo ringraziare perché in realtà lui non è venuto con me a Monaco alla finale alla quale sono stato ammesso, perché in realtà la macchina che aveva vinto l'ho costruita la mattina stessa a scuola, siccome è stata di nuovo un fallimento quella precedente. Stavo dicendo che uno dei fattori di successo è il fatto che ogni anno ho sempre cambiato compagno di squadra e questo mi ha aiutato anche a avere punti di vista differenti. Inoltre, io ho sempre voluto mantenere la stessa macchinina e modificarla ogni anno. Invece, appunto, cambiando compagno di squadra, per fortuna ne ho fatta una nuova, che però comunque si è sempre rivelata un fallimento, a parte per fortuna quest'anno, in cui ho cambiato categoria. La mattina stessa sono arrivato credendo di fare la categoria accelerazione, ossia l'obiettivo è quello di fare 10 metri nel minor tempo possibile. Sono stato esterrefatto a Monaco quando ho visto dei ragazzi di Nizza che hanno fatto una macchinina che in 2,7 secondi fa 10 metri, cioè veramente un bolide. No, in realtà quest'anno è stato 3,3 secondi. Poi i ragazzi della Proso che hanno partecipato, Luca e Vladimir, che saluto, ciao, perché mi hanno dato una mano anche in gara a fare la sistemazione all'ultimo secondo. Loro mi hanno detto che l'anno precedente hanno fatto 2,7, quindi è stato davvero eccezionale. E comunque è sempre un miglioramento, sì, sempre un miglioramento. Ora, Una domanda molto da liceo scientifico, quindi se ci vedi un po' spaesati è sì, perché siamo... D'altronde. Quali competenze studiate vengono applicate, competenze fisiche e matematiche vengono applicate nella creazione di una mousetrap? Allora, secondo me la cosa bella del Mousetrap Grand Prix è che... si imparano cose totalmente nuove. Cioè, nel senso, io... devo essere sincero, ho provato a calcolare in classe teoricamente come sarebbe funzionata la mia macchinina, che effettivamente sarei in grado, perché si tratta di calcolare un percorso e una forza, e non sono stato in grado, non sono riuscito, mi è venuto che la macchinina avrebbe fatto 2 metri, poi in realtà nella pratica ne fa 10, anzi la mia categoria advanced ne fa 5 avanti e indietro, diciamo che io ho avuto un approccio totalmente differente, cioè non avevo mai costruito roba del genere, e quindi diciamo che in un liceo sono cose fondamentali proprio perché si applicano materie che normalmente non applicheresti, cioè in laboratorio vedi delle dimostrazioni ma ti sono messe davanti, invece con la macchinina proprio sei te a farle. Cosa devo dire? Parlando dell'esperienza che hai avuto modo di vivere, ci hai raccontato come hai avuto modo anche di visitare i box e di vedere così moltissime dei modelli che erano stati creati per l'edizione in corso. Ora, modelli? Modelli di chi? No, hai avuto modo di vedere le opere
che venivano elaborate all'interno di questi box. Ora, ci vorresti raccontare qualcosa che ti ha colpito in particolare di queste visite? Ma tu parli dei box di Formula 1? Sì, allora, intanto c'è da fare una premessa del fatto che la finale si è svolta a Monaco il 27 giugno, maggio di quest'anno, scusatemi, sono emozionato appunto, ve l'ho detto. La finale, per la finale siamo andati io, il nostro preside Sergio Ausenda e il mio compagno di terza D, Alvise Zennaro, che si è qualificato per la categoria Advanced, purtroppo non è riuscito ad arrivare sul podio, per la categoria Accelerazione, non è riuscito ad arrivare sul podio, purtroppo, perché ha avuto un problema tecnico sul luogo, ma in realtà la sua macchinina era davvero bella, mi piaceva molto. E per l'occasione del Gran Premio di Monaco di Formula 1, in realtà, che si è tenuto la domenica successiva, che poi siamo andati a vedere, abbiamo avuto l'onore di essere spettatori in tribuna d'onore del principe, fra l'altro, e il giorno della gara nostra, non quella del Gran Premio, siamo andati appunto a visitare i box, abbiamo incontrato alcuni piloti, era bello perché c'erano i turisti separati dai box, dalle transenne, noi invece eravamo proprio nei box, abbiamo visto alcuni piloti, io purtroppo sono un profano della Formula 1 quindi mi sento in colpa, però mi è piaciuto davvero moltissimo, cioè effettivamente poi è moltissima fisica anche in Formula 1, cioè io non voglio adesso dire qualcosa di esilarante che non c'entra niente, cioè che magari rompe un po' gli schemi, però secondo me è molto più un risultato degli ingegneri che costruiscono le macchine l'esito della Formula 1 che quello dei piloti, secondo me, perché comunque le macchine, io ho visto proprio in gara Alonso che al Gran Premio di Monaco a un certo punto il suo motore si è fuso e lui ha finito la gara e non ne può niente il pilota, quindi la prestazione è molto dovuta anche agli ingegneri. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro, riuscire a migliorare il mio tempo, perché devo essere sincero, la mia vittoria nella categoria Advanced della Mousetrap Race, del Mousetrap Grand Prix, è stata quasi provvidenziale. C'erano altri tre ragazzi e altri due ragazzi che competevano con me, quindi in realtà ero comunque sul podio, ero contento perché sarei stato in ogni caso sul podio, e c'erano dei ragazzi francesi che avevano una macchina straordinaria che per proprio un colpo di fortuna mio nel momento della gara, in cui noi avevamo un solo tentativo mentre a scuola abbiamo avuto tre tentativi e prendendo il tempo migliore lì avevamo un solo tentativo, al momento della gara non sono riusciti ad arrivare e quindi mi hanno dato la possibilità di fare lo spareggio, e poi nella seconda sezione della gara, quella in cui si stabilivano proprio i podi, bisognava partire con le mani a terra e al via del giudice di gara far scattare la trappola. Allo scattare della trappola si faceva un testa a testa con le due macchine e la prima che arrivava vinceva effettivamente. Io ho vinto con un tempo brutto, perché i francesi avrebbero fatto molto meglio di me se non si fosse bloccata, e l'altro ragazzo di Milano ha vinto il premio per la macchinina più bella, ma era davvero grande e lenta. Quindi il mio obiettivo è di sicuro quello di migliorare ancora. Quest'anno ho avuto l'onore anche di ricevere il premio speciale engineering datomi dal giudice di gara, perché ha notato che la mia macchinina era stata costruita con un righello mentre i francesi avevano fatto tutto con la stampante 3D, quindi mi sono ingegnato, è stato davvero duro, lo ammetto. Il mio asse della trappola per topi era costruito con lo stuzzichino degli stuzzicadenti, no, con lo stuzzichino degli spiedini di frutta, e quindi è anche stata dura sul momento perché ho avuto paura che si rompesse tutto, però è stato bellissimo, e l'obiettivo per il futuro è arrivare sotto i 10 secondi, quindi vuol dire compiere 10 metri meno 10 secondi, ma avanti e indietro è dura.
concludiamo con una citazione filosofica a tuo piacimento. Ecco, lo sapevo, lo sapevo. Dopo tutta sta scienza ci vuole. Sì, appunto, però sì. Sì, allora io cito una Leibniz, filosofo che a me piace moltissimo, che disse che nella sua vita aveva cominciato molto e concluso nulla. Ecco, per adesso per me è la stessa cosa, cioè nel senso ho cominciato molti progetti, ne ho conclusi pochi con successo e quindi punto a fare ancora di più, e così dovremmo tutti in campo ingegneristico, in ogni campo punti a fare ancora di più, nel senso che punti a concluderne ancora di meno. Sì, concluderne meno ma magari con successo, cioè spero, va bene, ok. Noi allora vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento alla prossima esilarante intervista dell'ufficio stampa del liceo Gian Domenico Cassini. Tommy Boom, ufficio stampa, a voi la linea studio. Arrivederci. Okay.